30 morti in Siria a seguito dell'esplosione di un'autobomba. Fonti locali confermano la presenza di moltissimi feriti. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo con a bordo un kamikaze sarebbe esploso vicino a una strada molto trafficata della cittadina di Hama, nel centro del paese. Il governo di Damasco parla di attacco terroristico, mentre fonti vicine ai ribelli affermano che l'esplosione sarebbe avvenuta non lontano da un posto di blocco controllato dall'esercito siriano.